Presentato questa mattina al Maschio Angioino Blue Experience, il salone della mobilità sostenibile che si svolgerà alla Mostra d'Oltremare dal 10 al 12 giugno. In esposizione noi avremo un'area statica, quindi con vetture, auto elettriche, plug-in, ibride, mobilità leggera con monopattini, scooter. E abbiamo anche sistemi di infrastrutture e servizi con le app che poi ci permettono ovviamente di noleggiare uno scooter. Abbiamo anche un'area test drive dove possiamo veramente vivere l'esperienza della guida leggera, della guida silenziosa e confortevole che queste auto danno. Realizzata col patrocinio del Comune di Napoli, la fiera ospiterà un convegno sulla mobilità sostenibile e sulle tecnologie applicate al trasporto pubblico, a cui interverranno esperti del settore pubblico e privato. Avremo dal PNRR 270 bus elettrici, i primi 70 in tempi brevi, una moderne funicolare, ma poi appunto fino ad arrivare ai treni linea 1, ai treni linea 6, che poi sono il trasporto rapido di massa per eccellenza. Tutto questo poi per arrivare a una pedonalizzazione più spinta, ma senza capovolgere il problema, cioè prima diamo alternative a tutte le fasce di potenziali utenti, perché non è che tutti i potenziali utenti possono usare tutti i mezzi. Siamo primi in Italia per la Mobility as a Service, che addirittura sarà qualcosa che non riguarda solo la mobilità, ma tutto un pacchetto molto ampio di servizi che da qualunque parte del mondo si può prendere, prenotare. Quindi dobbiamo andare proprio dai tradizionalissimi fino al massimo evoluzione senza ideologia. Ci crediamo molto in questa iniziativa e speriamo che possa portare anche dei frutti positivi per la mostra e per la città di Napoli.